We'll be right back.
Thank you very much. This tune's name was Anatolian Soul. A little bit soul, a little bit jazz, a little bit Turkish folk. Now we are going to play Mustang, but it's not Mustang Sally, just Mustang. Thank you.
Thank you. Jon Bendiksen on keys. Thank you.
Thank you. Now we're going to play a Turkish blues tune. Allora Claudio, questo Saz Buzuki che è arrangiato a tipo una chitarra. Sì, diciamo che con gli effetti perde un po' il suo suono naturale, però in questo secondo brano già c'erano un carattere è psichedelissimo, un pochino... molto psichedelico, richiama il rock anni 60, possiamo dire. Sì. Ora ci sono un po' sonorità un pochino più diciamo etniche, nel senso più adesso spinte da quella parte del mondo, ha annunciato un blues turco, vediamo come se la girano, insomma. Però comunque hanno un buon ritmo, un buon tiro, insomma. Se non altro hanno una loro identità, diciamo. Sì, possono piacere o meno anche questi, però hanno il loro comunque, sound caratteristico. Chiaramente una sonorità molto diversa rispetto al gruppo precedente. Totalmente, che era totalmente. Molto più legato alla parte tradizionale. Totalmente diciamo diverso il suono. Ma è bello anche questo, dai. Sì, sì. Varia questo programma del Festival Jazz. Ok ragazzi, allora sempre Radio Roccella. Questa è Radio Roccella, ricordiamo che siamo su Facebook nella nostra pagina Radio Roccella. Domani ci vedete anche sulla pagina YouTube, siamo sul nostro sito ufficiale www.radiorocella.it e ovviamente in FM su 94.8 la frequenza della radio fuori dal coro. Thank you.
Baltic love sıvanmaz. Geç karşısına tadını çıkar. Belki mutlu olursun, belki hüzün bulursun, belki rahat olursun, belki going to play a mixture between Afro and Turkish folk music. Afro Turco. Thank you.
To a traditional Turkish, some kind of wedding tune. Yes, and it's fun to play with this band because it gets so different vibes with this. So, Fidayda, it is. Thank you.
Thank you, Frank Emil Bilon on the drums. Ali is this tune that we're going to play. Ali. Thank you.
yunjo Oman biz balık almayınca Biz buradan kalkmayız Aman Gökhan dil olmayınca Aman Gökhan dil olmayınca Aman aman Ali'm neredesin? Aman Golden Cam'ın perdesi Aman aman benim bedimisin Aman aman Ali'm neredesin? Thank you.
E proprio mentre stiamo ascoltando un bellissimo assolo di batteria, ci ha raggiunti uno dei protagonisti del primo concerto, il maestro Gabriele Albanese. Complimenti, maestro. Maestro Gabriele Albanese, che arriva dalla Turchia. Arriva dalla Turchia, no. Come no? Allora, noi prima facciamo dei commenti naturalmente maligni, un pochettino, perché siamo cattivi. Vi conosco. E ci conosci. Allora, dobbiamo farvi i complimenti perché sembra che il concerto sia stato... improvvisato e sia stato un pochettino improvvisato sicuro. Stai dicendo brutto? No, assolutamente. Okay. Allora, abbiamo tessuto le vostre lodi per tutta la diretta. Avete suonato veramente, tu complimenti per come hai suonato, un po' l'istrumentista, ricordiamolo, suona un'infinità di strumenti. Quanti ne suoni? Non mai contati. Quindi sono tanti. L'importante è almeno un paio suonarli bene, poi vediamo. Penso più di un paio. Gabriele Albanese, quindi è nostro conterraneo, sì, di Cittanova, è ormai musicista storico della band con Mimmo Cavallaro, così ecco, per chi non ti conosce. Sta bevendo il nostro sponsor, sì, Rupes, ovvio, salute e vita. Tu ce l'hai, Claudio? Tu se l'hai già bevuto. Allora, Gabriele, ci racconti com'è andata, quindi, questo ingaggio last minute? Sì, è stato un ingaggio sia per quanto riguarda il festival Il Roccella Jazz che per quanto riguarda l'artista principale, la cantante, perché io non ho mai, come anche gli altri ragazzi, Alessandro Santa Caterina e il batterista con il quale... Pierluigi Ciaccio. Ciaccio, che non ci conoscevamo prima. E è stata una improvvisata. A me piacciono queste cose, devo dire la verità. C'era un bel interplay, sì, sul palco, sì. E cerchi di crearlo, di capire, sì, quello che l'altro vuole fare, di farti capire quello che tu vuoi fare. Come si dice nella musica, l'importante è l'inizio, diciamo, del brano e la fine, no? Manuela lo sa bene. Però è stata una bella esperienza questa. E come ha detto lei, Farzaneh Shurbakhy, se lo pronuncio bene. Shurbakhy. Shurbakhy. Non lo sappiamo. Con l'iraniano non sono molta dimestichezza. Non hai studiato non alle medie. Studiato, no. Alle medie non l'hai l'iraniano studiato. Mi manca. No, francese, inglese, iraniano. È stata una bella esperienza e lei stessa ha detto, sai, da queste cose possono nascere delle altre cose molto più belle, se provate ovviamente. Certo. Per noi è stata sempre una bella esperienza questa qua, ovviamente, perché ti metti in gioco, no? E poi io, quando ho delle situazioni del genere, tendo a montare più strumenti, infatti... Alcuni strumenti non li ho montati, ma non li ho suonati perché, essendo molti, gli strumenti tradizionali sono strumenti tonali, quindi hanno una tonalità loro, e tu non sai che tonalità iniziano a suonare, esatto, il brano. Iniziamo a suonare il brano. E quindi erano lì montati in attesa, ma se mi piace la tonalità di questo strumento in quella tonalità e c'ho la tonalità, e pronta, lo uso. Possiamo nominarli quali strumenti che noi ce li siamo segnati, eh? Allora, tu hai suonato il sax soprano, poi la lira calabrese, sì, lira calabrese, il gimbri che è un basso, gimbri o ajuj, che è un basso del Marocco, cioè è uno strumento, è uno strumento che nasce nel Sud Sahara, cioè nella zona del Mali. Ok, parentesi, dove è nato il blues, tra l'altro? Sì, perché chi ascolta, per esempio, musica come fa Baba Sissoko, quello è chiaro. Quello. L'abbiamo intervistato, ci ha spiegato anche proprio come, esatto, è nato il Mali. Perché lui suona il figlio della Juche, quello che sono lui, non so se l'hai visto, è più piccolino. Sì, l'ha costruito lui, tra l'altro. Ah, questo non lo so. Sì, l'ha costruito lui. Sì. Non mi ricordo come si chiama quello che stai dicendo. Però... Sì, non lo ricordo il nome. Sì, però ci parlava. Ma è come, praticamente, è come la differenza tra violino, viola, violoncello, sì, okay, e contrabbasso. La stessa famiglia, è la stessa famiglia, esatto, tonalità, esatto, queste cose, esatto, esatto. E quello che io è il basso, diciamo, okay, il registro papà più basso. Sì, e ha attraversato il deserto ed è arrivato nel Maghreb, quindi nel nord okay Africa. Sì. Ok. E poi lo zurna? No, ho usato una ceramella calabrese, okay, una pipita. Ok. Al posto della zurna. Ok. Perché dipende dalle tonalità.
Sì, era una zurna, avevo scritto una zurna nella scheda tecnica, sei bravissimo quella. Perché Emanuela hai dato sei, la scheda tecnica. E poi io ho suonato il jusarp, che è il maranzano praticamente. Sì, ok. Maranzano, che è, praticamente è lo strumento più diffuso che abbiamo, che c'è nel mondo. Mm. Perché essendo uno strumento che funziona con gli armonici, cioè sì, della, che è la base della, certo, della musica, della, della del teoria suono, del suono, chiaro. È uno strumento più diffuso. Cioè il maranzano è quello... Sì, lo scaccia a chitarra di Zinger. A chitarra di Zinger, sì. Umalarruni, ci sono Dan Moy in Vietnam. Come? Dan Moy in Vietnam. Ci sono un sacco di... È fatto di, anche di materiali differenti, in canna di bambù, in ottone, dipende dalle zone, no? Ok. E poi c'era... Ho usato qualcos'altro. Fiati, ah, perché tu c'avevi il fiato in generale. Generico, sì. Sì, ho usato il duduk, che è uno strumento dell'Armenia. Sì? Ok. Ho fatto due brani. Mi è piaciuto Duduk. Quando hai improvvisato quel pezzo lì? Sì, vero? Se tu ti vedi poi in live, gli ho detto: Manu, questa l'ha improvvisata proprio. Sì, sono... Vabbè, i brani sono tutti improvvisati. Tutti improvvisati. Sì, sì, ma lì proprio mi ha dato proprio il senso che lo slancio come si è inserito in quel silenzio. Ma tu il Duduk sei è arrivato. Non sì, so se l'hai sentito bella altre sonorità, volte. Bella sì, sonorità, sì, grande sonorità. Caldissimo. Con un riverbero, con un effetto. Quello ringraziamo Nato Serrano, che è il fonico. Ciao Nato. Col giusto effetto quel sullo strumento lo puoi, sì, lo puoi sì, lavorare sì, come sì, vuoi. Alla poi che altro ho usato? Il sax soprano, abbiamo detto. Vabbè, questo qua. Questo bravo, qua. Ma quanti. Ma se fa anche il piano, naturalmente, sulla chitarra. Sì, ma non sono pianista, sono il piano. Vabbè, così dire, abbiamo fatto anche. Abbiamo fatto serate. Serate con lui al piano. Sì, con me al piano. Quindi lo suona, lo suona. L'ho visto, lo so. Non sono Chopin, però se devo accompagnare. Che vuol dire? Assolutamente. Claudio, vuol dire qualcosa? No, appunto, a parte questa cosa che dicevi dell'aver improvvisato, però comunque delle, quando lei è arrivata vi ha proposto delle sonorità, delle melodie su cui puoi lavorare? Allora, mi ha chiamato Alessandro Santacaterina, il chitarrista, e mi ha detto c'è questa situazione, potrebbe andare in porto, perché ancora non era confermata ed era l'una. Quindi, di oggi. E ho detto va bene, però mi mandi una scaletta, i brani, cose. No. Lui, parole, non s'acciunenti. Bene. Ho detto perfetto, va bene, ci lanciamo. Non è la prima volta. E è andata bene perché io ho cercato di ascoltare delle cose, però la musica persiana, ho ascoltato anche in generale della musica persiana. E non so se suonando è uscito fuori qualcosa che aveva a che fare con la musica persiana, se avete percepito sì, delle sonorità. Sì. E, quello che ho ascoltato è delle cose su YouTube, cose anche sue, fatte con il piano. Ho cercato un po' di carpire. Perché le scale sono differenti da quelle parti. Che scale usano? A parte che loro usano i quarti di tono, usano esatto, i comma, che sono i quarti di tono. Esatto. Sì, sì. Quarti di tono, a volte ottavi di tono, cioè nel senso sono piccolezze, esatto, ma piccolezze, che non sono degli abbellimenti, sono delle vere e proprie note, sì, cioè loro sì, le sono, sì, per sì, loro sì, sono delle note, delle cioè, note la nota vero, che quel quarto è, di tono è il nostro orecchio, però la differenza la coglie, certo la capisce nota, subito che non abituati, è la musica occidentale, sì, sì, che appunto qualcosa, per quello ho detto sì, che sì, si sente. Sì. E c'è da dire una cosa, che quello che hanno fatto loro stasera chiaramente non lo possono fare tutti. Nel senso no, che se non sei un grande musicista, tra l'altro secondo me grandi voi professionisti, vi siete trovati un foglio bianco e poi avete iniziato a dipingerlo, a scriverlo, sì, si può fare questa sì, metafora io, del genere io parlo per me stesso, ma anche sicuramente per gli altri, perché è tutto improvvisato. Quando avevo il brano a cena abbiamo fatto una pseudo scaletta locale, non con nomi di canzoni, ma per dire Duduk la minore, quello che eccoli e vai, capito? E perché erano nate le cose durante le prove sul palco. E nel frattempo intanto stanno facendo l'inchino, forse il concerto è finito. Ma penso che faranno il bis. Sì, ma noi andiamo avanti tranquillamente. Tropical Anatolia. Bravissimi loro, c'hanno sì, un bel tiro, particolari, molto particolari, bel molto tiro, particolari. Sì, sì. Lui di dov'è? Turco. Cioè, lui turco. È turco. Credo siano turchi. Sì, sì. Mamma li turchi. Mamma li turchi. Turchi.
Stavamo parlando della scaletta. Abbiamo fatto sta scaletta con nomi di strumenti o tamburo, seminobre, queste cose qua. E poi da lì siamo partiti, da lì partiva tutto, partiva una lira. Io, secondo ovviamente la tonalità, avevo degli strumenti che potevo utilizzare. Avevo l'arsenale tu pronto da usare. Sì. Ho il sassofono che può suonare in tutte le tonalità. Sì. Però non ho abusato, diciamo, di sassofono, ho cercato di dosarlo e avere è stato tutto bilanciato. Ma con mano l'abbiamo, ti ripeto, vatela a vedere perché ti abbiamo tessuto le lodi, perché veramente è grande. Dopo questo, è la verità, guarda. Ti daranno. Io ti dirò anche cosa ho detto, perché a me non piacciono il folk, la tarantella, però ho detto che sei un musicista fantastico. Veramente. Veramente, lo sapevo, ma te lo dico di nuovo, te lo ribadisco, no? Perché ma non lo sa. Io lo sapevo pure e te lo dico, e l'ho detto al popolo. Ma dopo questa intervista andrai direttamente ai Music Awards, quindi voi sapete che dopo l'intervista con me diventerete famosissimi. Per questo ti abbiamo fatto venire. È uno scambio. Per questo ti abbiamo fatto venire qui. Allora congediamo maestro Gabriele Albanese, grande maestro. Complimenti, grazie. Veramente siamo contenti di averti qua e di averti ascoltato, veramente. Piacere mio. Grazie mille. Ok, salutiamo anche Maria Teresa. Maria Teresa qui che fa il video. Che fa il suo lavoro sempre, riprese, fotografia. Fotografa D'Agostino, fantastica fotografa, veramente. Ok, grazie assai. Alla prossima allora. Alla prossima. Speriamo. Ciao, speriamo anche di rivederci qua. Sicuramente, con qualcosa di tuo magari. Proprio qualcosa di tuo. Bravo. Un progetto tuo. Dobbiamo convincere. Tuo. Mio, c'è. Importalo. Portalo qui. Quindi lo stiamo dicendo al direttore Staiano. È un messaggio, palla che... Vediamo il direttore, che abbiamo grandissimi musicisti da queste parti. Sì, è vero? Molti musicisti, bravi musicisti, assolutamente sì. Ciao, va bene. Gabriele. Ciao, grazie. Buona serata. Ciao. Bene ragazzi, allora mentre congediamo il maestro Albanese, noi possiamo dire che la serata si sta concludendo, il concerto è terminato. Non hanno fatto bis, o forse stavamo parlando con lui. No, non l'hanno fatto. Non hanno fatto bis. Va bene, dai, ma ognuno ha le sue... suo modo operandi, diciamo, e stanno smontando il palco. Bene, allora noi ricordiamo chi abbiamo domani. Domani abbiamo Harry Mancini. Allora, domani abbiamo, magari ci fosse lui. Allora, domani c'è Riccardo Fassi Sextet, special guest Luis Boniglia con A Night with Henry Mancini, e a seguire Lino Patruno Jazz Show. Ragazzi, una serata domani da non perdere. L'autore della sigla di Portobello, Lino Patruno. Pensavo Henry Mancini, scusa. No. Va bene ragazzi, allora noi chiudiamo la serata, la diretta col maestro Gabriele Albanese, che è ancora qui. Manuela Cricelli, il formidabile Claudio Fusacchia direttamente, e grazie Mimmo mille, Grollino alla regia, Maurizio Cursaro alle riprese, il presidente che si è scomparso ma sicuramente è andato a mangiare le zeppole in qualche dimensione parallela Lui è dalla signora Bruna. Va bene, ora andiamo a raggiungerlo allora. Va bene, a domani, e viva la musica sempre.